Non ci siamo saputi adattare a... ma non lo sappiamo mai fare. Noi quando la partita non la possiamo giocare sul piano del gioco, cioè quando il campo non lo permette, anche gli avversari si saltano sempre le linee. Siamo stati capaci di adattarsi al loro modo, al calcio lungo, e i loro tre attaccanti praticamente ci hanno sempre messo in difficoltà su tutte quelle situazioni. Non siamo stati per niente bravi a riconquistare la palla e riandare. Sapevamo che la partita non era facile, perché sia loro stanno bene, poi la situazione, cioè il campo non ti permette di giocare, però non è un alibi assolutamente. Dovevamo essere abili noi ad adattarsi, però non lo siamo stati e abbiamo perso. Quando non possiamo giocare, quando non ci riesce, la domenica non ci riesce a far girare la palla bene. È chiaro, il campo aiuta, ci vuole il campo per giocare bene, per far girare la palla, ma non siamo capaci di far quello, siamo una squadra che possiamo perdere anche in Terranova, cioè, non c'è un breve, anche in Terranova, ma cioè, loro hanno fatto una grossa gara, assolutamente, ripeto, non è un alibi, però è una constatazione, è questa. Noi tentavamo di giocare, la palla andava su e loro me la rimandavano forte sotto l'ultima linea e noi non eravamo mai capaci di riconquistarla. I loro tre attaccanti molto bravi, hanno vinto la partita i loro tre attaccanti, tenendo palla lì e creando sempre qualcosa. Noi totalmente incapaci di riconquistarla. Sta tutta qui la partita, non è facile, non era facile. Però con questo, ripeto, non sto assolutamente trovando alibi, assolutamente. Nel globale Rosa non andiamo a cercare il singolo, si perdeva anche un gardino in campo dall'inizio. Se la gara era questa e loro facevano così e noi non eravamo abili a riconquistare la palla da dietro, nei momenti che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto gol e altre cose, però sono stati l'inizio di secondo tempo e praticamente la prima metà di primo, stavo così noi totalmente incapaci di riconquistare palla, è lì il problema. Sicuramente è un contraccolpo brutto perché dopo la vittoria di Gavorrano eravamo primi, tutto mi sarei aspettato, ma noi è un seguito anche questo, dopo Piancastagnaro stessa storia, un punto Ondogari, dopo Gavorrano stessa storia, un punto Ondogari. Molto probabilmente ci sono anche problemi, non siamo bravi noi. No. Forse la colpa è anche mia, non sono bravo a fargli capire, cioè è già la seconda volta che ci succede, fai due partite, cioè con le squadre di Alta Classifica, però c'è un motivo anche lì, le squadre di Alta Classifica tentano tutte di giocare come te, allora qui deve essere bravo a andare oltre e non sei bravo, evidentemente.